lasciano magari quando vengono depositati sui terreni dove le mettono le aziende che cercano di combattere per avere rifiuti che sono 100 euro a tonnellata e sono circa 360 milioni di euro all'anno. Questa guerra dei rifiuti, questo turismo dei rifiuti è inaccettabile, hanno detto diversi deputati PD. Anche sulla stampa deve ritornare una normativa di buon senso e di sostenibilità. Grazie. Grazie onorevole Zolezzi. 1.52 Crippa, parere contrario, Commissione Governo, favorevole della relatrice di minoranza, è aperta la votazione. Vediamo, provi onorevole Archi. Ecco, Capelli. Patriarca, Capelli, ecco, ha votato. Patriarca ha votato. Qui è a posto. L'abate in arrivo. Cominardi, Gitti, Portas, Bazzoli, forza colleghi, poi chiudiamo. Tancredi, Bianchi, fatto. Ci siamo? Mi sembra di sì, è chiusa la votazione. La Camera respinge. Dobbiamo a questo punto ritornare all'emendamento Caparini 1.85, precedentemente accantonato a pagina 5 del fascicolo. Invito il relatore per la maggioranza e la rappresentante del governo ad esprimere il parere, tenuto conto che la relatrice di minoranza ha già espresso un parere favorevole. Chi è che parla? Onorevole Massa. Prego. Presidente, allora parlo rispetto a tutti quelli accantonati. No, solo l'1.85 a me risulta che sia, gli altri abbiamo già risolto. Abbiamo già risolto, perfetto, meglio C'è così. una Allora, parte che va domani necessariamente perché perfetto, non è stata. perfetto, perfetto. 1.85 invito al ritiro con eventuale presentazione di un ordine del giorno o parere contrario. Grazie, governo. Conforme relatore. Grazie. Allora, onorevole L'Allasia, prego. Grazie. Come già preannunciato stamattina, poi discusso in commissione, il ritiro viene accettato, viene effettuato con l'augurio che possa essere accettato l'ordine del giorno, ha preso in considerazione l'ordine del giorno tout court come sarà presentato. Grazie, Grazie. quindi l'emendamento è stato ritirato, ci sarà un ordine del giorno. Restano pertanto accantonati l'emendamento Crippa 1.81 e gli identici emendamenti Crippa 1.13 e Benamati 1.54, nonché il subemendamento 0.1.13.100.